Spettacolo di pubblico, coreografia suggestiva, il 95ennale è servito anche sugli spalti e sul campo, lo sarà. Gli highlights di Nico Centorame è così l'inizio letteralmente travolgente dell'Aquila con la maglia della storia. Ottava bella giocata di Marchionni, sberla di Corticchia a cui si oppone solo il palo. Spolvero di Carbonelli due minuti dopo, Santi Rocco sotto misura, anticipo da brivido di Ferri. Al 17esimo una combinazione veloce a sinistra, Marchionni, Santi Rocco finalizzato dal 9 che subisce il tocco franco in angolo. Gli ospiti sembrano poi prendere le misure ai rossoblù e per 20 minuti gli estremi non corrono rischi. 12 minuti di fuoco, adrenalina pura. Vedete qua, Spinelli, 36esimo, butta in mezzo una palla molle da addormentare la difesa nella quale sguscia Karim Ouali che tocca in rete. Vantaggio del Pontevomano e 3 minuti dopo prodezza balistica di Touré che piazza imparabilmente nell'angolo sinistro di Barbagallo. Un doppio colpo che avrebbe ammazzato chiunque ma non i padroni di casa. La rabbia rosso-blu è feroce al 42esimo. Sviluppo d'angolo, palla nel mucchio, lesto Diarra che riapre il match 1-2 e per il 2-2 ci vuole l'autorevolezza dell'assistente Mascitelli che vedrà dentro l'abbraccio della sfera toccata da Massese e Modesti che notifica il 2-2. Tè caldo sicuramente meritato per i 22 che poi cominciano la ripresa e per l'Aquila un intervallo che sembra non esserci mai stato perché bastano 2 minuti appunto per capovolgere il risultato. Bellardinelli brecca e galoppa, si beve una maglia bianca e fulmina Modesti sul secondo palo 3-2, ma le emozioni non sono finite. Ouani, palla al piede, limite dell'area, lascia andare il destro velenoso e angolato che beffa Barbagallo 3-3. Più che ritmo è agonismo vivo, Epifani manda in campo Scimia e poi il recuperato Alessandro e poi anche d'Ercole e di Norcia, ma per Cifaldi basta mandare in campo Faenza al posto di Dorazio e chiude praticamente i battenti. Il Pontevomano può distendersi in rovesciamento di fronte come al 41esimo, contropiede giallo-nero con Touré che cerca lo specchio ma non trova la porta. 7 minuti di recupero, prova Scimi al 48esimo ma il rasoterra finisce lontano. Finita la birra, poca lucidità, 3-3, l'unica nota stonata del bellissimo e riuscito 95ennale rosso-blu. Ma guarda, io ho un gruppo di ragazzi che ringraziando di Dio quando faccio i cambi sta andando sempre bene, quindi a prescindere chi gioca. Considerate, non so con quanti under ho terminato la partita, ma penso che c'erano almeno 6 in campo, se non sbaglio, 5 o 6. Quindi sono soddisfatto, abbiamo fatto una partita gagliarda, ma per fare queste partite, a prescindere dalla bravura di chi è entrato, di Dorazio, penso che ci serve tutta la squadra, insomma, perché l'Aquila sinceramente è una squadra fortissima. Oggi ci siamo superati in questo, nel gioco, quindi sono contento di quello che hanno fatto. Ma guardate, io vi dico, a livello di emozioni, le emozioni sono grandi, infatti ho detto che a 62 anni ormai comincio ad essere vecchio, no? E pensare che di tornare in un campo dove io ho vissuto un anno particolare qui, ma non io, gli aquilani, tutti noi, eravamo senza campi, giravamo l'Abruzzo, i giocatori si muovevano con la macchina, nessuno aveva l'alloggio perché venivano ognuno dalle sue case, quindi prendemmo tutti i giocatori fatti all'ultimo momento. E quindi fu un'annata in cui cercavamo sempre di dare qualcosa in più per i nostri tifosi, perché si muovevano, mi ricordo, ci seguivano in tutta la costa, no? Venivano anche agli allenamenti a Tortoreto. Quindi rientrare in questo campo, sicuramente quell'anno fu un anno dalle emozioni forti e particolari, per quello che aveva vissuto la città e per quello che volevamo dare noi alla città. Sì, forse se vogliamo essere veramente un po' attenti, abbiamo forse regalato nell'occasione di 2 gol, 2 situazioni che potevano essere evitate, però ci stanno, il calcio ci stanno,
però devo dire ai ragazzi che si sono impegnati, hanno fatto quello con cui avevamo provato in settimana, e quindi sono contento di quello che hanno fatto. Sì, dai, sì, l'emozione è indescrivibile, lo dicevo prima ai miei compagni, prima del calcio d'inizio parlavo con loro, dicevo ragazzi io sono emozionatissimo, che devo fare, mi gira la testa, e ho iniziato a provare emozioni indescrivibili, neanche credevo nel secondo gol, nell'occasione del secondo gol neanche io credevo di aver segnato, e mi dispiace di aver rovinato la festa, però sono veramente contentissimo, ecco, non so neanche che cosa dire, è veramente un'emozione indescrivibile. Io penso di sì, io penso proprio di sì. Purtroppo nel calcio non si ha molte volte la pazienza di aspettare i giovani, perché c'è magari chi matura prima e chi matura dopo. Questi campionati sono, per la loro maturazione sono importanti, però sicuramente ci sono in questo campionato dei giocatori che lo dimostrano, lo stesso vostro compaesano che ho avuto, Fabrizi, che è ripartito dai dilettanti, adesso sta a Latina tra i professionisti e sta facendo benissimo, un ragazzo che ho avuto... Sì. 2-3 anni ho allenato, quindi lo conosco benissimo, per fare un esempio, no? Quindi secondo me ci sono, come se non ci sono dei ragazzi forti. Io sinceramente neanche avrei mai pensato che il mister potesse dire una cosa del genere, e sono contentissimo, anzi è una cosa che neanche mi sarei immaginato, il sogno di ogni ragazzo, spero si avveri, e niente, questo, veramente contento. Purtroppo siamo mancati nella prestazione, siamo mancati nell'atteggiamento, e non campo scuse pubblico o non pubblico, ci siamo fatto da pronti, dobbiamo giocare con molta più umiltà di quella che abbiamo fatto oggi, perché è mancata quella, perché abbiamo preso dei gol che una squadra come la nostra non può prendere mai, e poi dopo quando... abbiamo ribaltato, cioè abbiamo pareggiato la partita alla fine del primo tempo, rifai gol sul 3-2 al secondo tempo, credo che era una forza di inerzia importante, invece abbiamo rifatto un altro errore, e poi ti dico la sincera verità, sono contento che la partita non l'ho persa, perché abbiamo subito dei contropiedi dove potevamo veramente rischiare di perderla, e questo mi auguro che possa fare solamente bene alla squadra, perché poi l'ho detto in tempi non sospetti, non si vinceranno tutte le partite. È capitata una partita storta e ci dispiace, e chiedo scusa, perché io sono allenatore, al pubblico che c'era oggi, perché venivamo da grandissime partite, invece oggi abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre possibilità. E quindi il dato più importante è questo, che siamo mancati noi. Quando manchi nell'atteggiamento, nell'umiltà, purtroppo escono questi tipi di partite, perché poi gli altri vengono a fare la partita che devono fare. E purtroppo stiamo commentando un pareggio che io, ripeto, per come si era messa avevo paura anche di perderla. Fai il 3-2, ribalti una partita dal 2-0, e fai 3-2, poi abbiamo subito 3-3 sul nostro errore, ed è successo quello che non deve succedere mai, che ci siamo innervositi perché volevamo far vincere la partita davanti a questo pubblico, abbiamo iniziato a ragionare con la testa da soli, non abbiamo più ragionato la squadra, perché ognuno voleva risolvere i problemi che magari volevano risolvere la partita, volevano diventare gli errori della serata. Invece se noi non giochiamo la squadra con l'umiltà che ci ha contraddistinto dall'inizio, diventiamo una squadra come tutte le altre e rischiamo di fare brutte figure come l'abbiamo fatto oggi, perché questa è una squadra forte che fino ad oggi ha fatto cose straordinarie, però se cambia atteggiamento diventiamo una squadra vulnerabile come tutte le squadre del mondo. E questo non doveva capitare. Ripeto, ci dispiace, deve essere veramente un bel allenamento per il cervello della partita di oggi. E nonostante tutto, ripeto, voi mi prendete per matto, io sono contento di averla pareggiata, perché avevo sensazioni negative oggi.